25 aprile 1945 l'Italia ritrovava la libertà e si incamminava verso la democrazia. L'anno dopo, il 2 giugno 1946, il popolo italiano sceglieva la Repubblica. Il 1 gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione. I padri costituenti, grazie alle loro teste e dai loro cuori saldamente ancorati al movimento partigiano, consegnavano all'Italia, alle generazioni future, quindi a noi tutti, un testo che è molto più di una serie di principi o di valori. La Costituzione è l'Italia. La Costituzione siamo noi. La Costituzione è la base su cui poggiano tutte le nostre vite. Padri costituenti, quante volte sono stati evocati negli ultimi 60 anni? Quante volte sono state proiettate le loro foto in convegni, celebrazioni, manifestazioni? Quante volte i loro pensieri sono stati portati a supporto dei ragionamenti dei politici e dei governanti del nostro paese? Quante volte sono state citate le loro dichiarazioni o affermazioni? E quante volte abbiamo letto sui monumenti d'Italia le loro frasi, i loro propositi, i principi e i valori che volevano trasmetterci? Oggi è il 66esimo anniversario della liberazione. Non è passato molto tempo, neanche 2/3 di secolo. Eppure sembrano lontanissime quelle immagini di volti italiani che con gioia ed entusiasmo, ma anche con serietà e austerità e senso del dovere si accingevano a ricostruire il nostro paese. Ci sembrano lontanissimi tutti quegli occhi carichi di ritrovata speranza, speranza liberata, liberata dalla rabbia provocata dall'arroganza di un piccolo podestà di paese, liberata dal terrore incusso dal libero arbitrio di un gerarca nazista. Speranza che tornava ad albergare nei cuori di tanti italiani onesti che magari, pur non essendone consapevoli, si stavano riconnettendo al movimento risorgimentale per ricominciare a costruire l'Italia unita, per costruire uno Stato nuovo, uno Stato con cui riconoscerci, uno Stato in cui credere, uno Stato di cui fidarsi, uno Stato che mettesse tutti i cittadini sullo stesso piano, uno Stato e dei rappresentanti che restituissero agli italiani la fiducia nelle istituzioni. Noi oggi intitoliamo alla Costituzione della Repubblica Italiana questa pista ciclabile. I primi 12 articoli, i principi fondamentali che dovrebbero guidare e orientare come una bussola l'agire politico di tutti i governanti e di tutti i cittadini. Ma oggi, invece, da più parti si levano schiamazzi e brusii che solo per motivi di bassa e misera lotta di potere vorrebbero mettere in discussione la Costituzione, addirittura il suo primo articolo, laddove recita che la sovranità appartiene al popolo. E allora oggi, qui, a Cassinetta di Lugagnano, abbiamo deciso di piantarla per terra, la nostra Costituzione, affinché siano sempre visibili e ben chiare a tutti quali siano le vere fondamenta su cui si basa la nostra libertà, la nostra democrazia e la nostra civile convivenza. Fondamenta che purtroppo non devono essere note ed è responsabilità di tutti noi ai vandali che l'altra sera hanno divelto la sede di Piazza 25 Aprile, su cui sono incise le bellissime parole di Pierpaolo Pasolini. Venne il giorno della morte e della libertà. Il mondo martoriato si riconobbe nuovo nella luce. Il 25 aprile 1945 l'Italia si riconobbe nuova nella luce, ma quella luce oggi ci fa vedere un'Italia molto diversa da quella che i partigiani sognavano mentre cadevano, mitragliati alle spalle. Oggi l'Italia non è certo quella che sognavano le donne e gli uomini che dopo la Resistenza si rimboccarono le maniche per restituire ai loro figli una speranza di futuro. L'Italia che oggi vediamo tutti i giorni bistrattata da una politica senza etica e senza responsabilità è davvero cosa ben diversa da quella che volevano avviare con questa Costituzione che oggi siamo qui a inaugurare. Eccola qui, sotto i nostri occhi l'Italia. La vediamo l'Italia di oggi? Ci specchiamo nell'Italia di oggi? Ci riconosciamo nelle parole di chi oggi dovrebbe essere lo Stato? Ci riconosciamo nelle parole di chi dice che i magistrati sono brigatisti? Ci riconosciamo nelle parole di chi non perde occasione per gettare discredito sulle altre alte cariche dello Stato,
soltanto per perseguire o salvaguardare il proprio interesse di parte? Ci riconosciamo nelle battute di cattivo gusto, a sfondo sessuale, nelle barzellette con bestemmia, nell'atteggiamento deteriore di chi gioca al tanto peggio tanto meglio? Ci riconosciamo, noi italiani, popolo di migranti, nelle parole cariche di odio e di retorica razzista di chi vede negli stranieri il capro espiatorio di tutti i nostri mali? La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Così recita l'articolo 1 che abbiamo appena aperto. Ed a proposito di sovranità, tanto evocata, da chi ritiene di non essere giudicabile da un magistrato in quanto eletto dal popolo, è davvero gravissimo e dai limiti dell'eversione quanto è accaduto e sta accadendo in queste ore. Sapete che il 12 e 13 giugno si dovrebbero tenere 4 importanti referendum per fermare il ritorno al nucleare, per l'acqua pubblica, per abrogare la legge sul legittimo impedimento. Referendum richiesti da quasi 1,5 milioni di elettori italiani. Ebbene, il governo, probabilmente per paura di una sonora sconfitta su acqua e nucleare, che trascinerebbe anche l'affermazione del principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il governo della Repubblica sta cercando di impedire al popolo di esercitare nelle forme e nei limiti della Costituzione la propria sovranità. Vogliono bloccare il referendum. Ormai non ci si limita alle sole leggi ad personam. Si pensa di poter arrivare all'impedimento dell'esercizio dei diritti democratici. La responsabilità che si stanno assumendo in queste ore è altissima, perché bloccare l'espressione dei cittadini, facendosi forza di maggioranze parlamentari, è al limite dell'eversione. È questo lo Stato? È in questo Stato che dovrebbero riconoscersi le giovani generazioni? So che non è molto istituzionale, me ne rendo conto, ma voglio prendere a prestito le parole di un urlo di un giovane cantautore, Michele Salvemini. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi, che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Un urlo disperato, rassegnato, sofferente, al quale dobbiamo dare tutti insieme una risposta. Una risposta che, pur nascendo dall'indignazione, deve ritrovare quella gioia e quell'entusiasmo di costruire una nuova Italia. Una risposta che faccia emergere in ciascuno di noi la voglia di muoverci in fretta. Voglia spinta dal sentimento di dovere che proviamo nei confronti dei nostri figli e dei figli di chiunque altro in questo paese. Voglia di non lasciare nulla di intentato. È giunto il momento per tutti coloro che non vogliono rassegnarsi e che vogliono restituire la dignità perduta al nostro paese, di uscire allo scoperto e sporcarsi le mani. È giunto il momento di mettersi in gioco e assumersi ciascuno di noi il proprio pezzetto di nuova responsabilità. In molti stanno abbandonando, vorrebbero abbandonare il nostro paese. Molti non lo faranno, non lasceranno questo Stato, perché il tempo che stiamo vivendo non va lasciato scorrere. Perché non dobbiamo cambiare paese, ma dobbiamo cambiare il paese e costruire quell'Italia che durante il ventennio fascista e l'occupazione nazista, quei giovani che a 20 anni, abbandonando le loro famiglie, senza neanche un saluto alla cara mamma, senza neanche un ultimo bacio alla cara amata, senza neanche una dolce carezza al proprio figlioletto, salivano in montagna in cerca della libertà e della democrazia. Molti di loro non sono mai tornati, reclusi, umiliati, mutilati, giustiziati, passati per un camino. Molti di loro non hanno avuto l'opportunità di provare a costruire un bel paese. Molti di loro non hanno potuto guardarla la nuova luce e l'anima dell'Italia liberata, quell'anima splendente che oggi pare proprio smarrita. È davvero giunto il tempo oggi che gli italiani onesti e per bene aiutano questo paese a ritrovarla, quest'anima smarrita. Anima smarrita nel buco nero dell'assenza di valori, di etica pubblica e di principi, addormentata davanti a un reality televisivo, drogata dall'avidità del potere fino a se stesso, rubata alle prossime generazioni, ai nostri figli. Figli che tra qualche anno ci chiederanno conto di cotanto degrado. Figli ai quali dobbiamo restituire un paese migliore, migliore di quello che stiamo ricevendo in eredità dalla classe politica che oggi governa questo paese. Una classe politica che
che non ha nessuna idea di futuro collettivo, ma si esercita solamente a mantenere il potere. E allora alziamoci tutti dai nostri divani e ricominciamo a camminare verso il paese che sognavano i nostri padri costituenti, i nostri nonni mai tornati, le giovani staffette partigiane, quei piccoli bambini italiani che con un pigiama a righe guardavano il mondo attraverso il filo spinato. Viva la Resistenza, viva la democrazia, viva la Costituzione, viva Cassinetta di Lugagnano, viva l'Italia libera.